Bentrovati sul mio canale, buona domenica. Sono Paola, sono una psicologa e una libera pensatrice e questo video, grazie a Valentina Lavale, è un video di risposta e la domanda riguarda cosa differenzia, come si fa a distinguere una struttura narcisistica, un uomo, in questo caso narcisista. È un uomo che ha una struttura di personalità evitante. E per rispondere a questo video prenderò in considerazione due o tre punti fondamentali e ci vediamo brevemente. Non andate via. Rinnovo il mio grazie a Valentina Lavale. Ho fatto delle ricerche in merito e il disturbo narcisista come il disturbo evitante principalmente si collocano in un range, si collocano in una scala, diciamo così, di gradazioni che non è, non bisogna considerare il narcisismo o il disturbo evitante come tutto bianco o nero, ma ci sono vari gradi di patologia o non patologia e ognuno dentro di sé in vitro ha vari gradi, soprattutto di narcisismo, che sono, che servono a mantenere un senso dell'io, mantenere un senso integro senza che questo sfoci in patologia e la validazione che cerchiamo dagli altri è una caratteristica umana, il senso il senso di grandiosità, diciamo così, non patologico, il senso di sentirsi bene con se stessi, di essere orgogliosi di se stessi, non vanno confusi con narcisismo che al massimo grado di compromissione diventa narcisismo patologico e diventa disturbo evitante di personalità, ma le sfumature sono statisticamente, fattualmente variabili. Il punto da tenere in considerazione quando si vuole differenziare tra disturbi evitanti, in questo caso uomo evitante, uomo narcisista, l'evitante ha un senso di sé che in psicologia si definisce egosintonico, in senso che è vicino al io, è vicino a quello che lui è e si riconosce il problema, si riconosce il suo malessere, si riconosce il suo dolore ed è capace di attuare un filtro morale, un filtro di connessione con gli altri, anche se questo può risultare agli occhi di una persona che è in relazione con l'evitante come caldo freddo o non sempre costante. Il narcisista ha un filtro del proprio essere che è ego distonico, cioè non si riconosce il problema, non si riconosce che ha un problema e nasconde il problema, per così dire, dietro questa facciata di grandiosità che cerca sempre di mantenere per la paura illusoria che se svanisse questa grandiosità e se non si riconosce sempre come il migliore, sempre come grandioso, sempre come perfetto, sparirebbe nel nulla e non esisterebbe. Questa è un'illusione, una cosa che fattualmente non esiste, non è vera. Per così dire, però il grado di ritiro dalla realtà, anche se funzionalmente il narcisista può avere un lavoro inserito nella società e può arrivare anche a massimi livelli di prestigio, di riconoscimento e può risultare a uno sguardo superficiale come inserito nella società, le sue emozioni sono distaccate, sono tutte andando a valorare questo senso di grandiosità e come si dice in
gergo in psicologia, proiettando, buttando all'esterno i sentimenti di sé negativi e le emozioni negative e riducendole a solo il brutale, sta solo nella realtà, il brutale, il dolore è nell'altro, i sentimenti negativi sono nell'altro per mantenere questa grandiosità. Al contrario, levitante si sente inferiore, levitante si sente non a posto con se stesso, si sente che gli altri sono meglio di lui e ha sempre questo senso di inferiorità e questo senso di valutare le situazioni positive, i sentimenti positivi, i complimenti, le validazioni degli altri sotto la lente negativa, andando a trovare giustificazioni che vanno a valorare il suo schema di pensiero, come trovando negativo e trovando il senso di inferiorità che gli altri hanno di lui anche nelle situazioni positive. L'evitante è capace in maggior modo di amare e spingersi verso l'altro perché proprio, come si dice in inglese, crave, ha proprio questo senso di volere a tutti i costi questo amore, ma non è capace di sperimentarlo fino in fondo perché pensa sempre che l'altro lo abbandonerà, pensa sempre che l'altro penserà negativamente di lui o di lei, o pensa sempre che l'altro abbia un'immagine negativa di lui. Invece il narcisista pensa l'illusione del narcisista è di essere grandioso e la base comune che l'evitante ha col narcisista è quella di una madre non responsiva, di una madre non capace di rispondere ai bisogni di amore, protezione e cura quando era bambino. E per questo, soprattutto la madre del narcisista, ma anche la madre dell'evitante, poi le due sfere si mischiano e possono avere dei tratti comuni, quindi bisogna sempre considerare la persona con cui si ha a che fare e vedere oltre il disturbo quello che la persona è e considerarla anche nei suoi tratti di carattere, di personalità che vanno a inserirsi poi in una situazione patologica. Ma la freddezza della madre narcisista e la freddezza della madre evitante rimane. Il narcisista si distacca da se stesso e proietta le parti e butta fuori le parti negative per mantenere il senso di grandiosità, invece l'evitante interiorizza la negatività in se stesso e vede il mondo come più meritevole, come meritevole di amore rispetto a se stesso. E per concludere il video, l'evitante è più propenso ad andare in terapia, invece il narcisista, ci sono degli studi al riguardo, ci sono ancora molte ricerche che si stanno concretizzando, ma è molto difficile anche in terapia gestire il rapporto terapeutico con un narcisista perché è incline alla manipolazione, non perché vuole essere tendenzialmente cattivo, ma è l'unico modo che ha sperimentato per proteggersi da una madre che era fredda e che non rispondeva ai suoi bisogni di cura e non ha un filtro morale e non ha un filtro di correttezza morale, come definita nella filosofia da Kant, un filtro di coscienza. Manca quella parte di coscienza che invece il partner, avendo a che fare con un partner evitante, si può sperimentare. Spero di aver risposto con la maggiore chiarezza possibile. Rinnovo il mio augurio per una buona domenica. Grazie Valentina Lavale. È tutto, uscirò presto con un altro video e come sempre, much love. Peace.